Ciao ragazzi, allora finalmente siamo qui per il video che aspettavate. Ho visto che l'anteprima è andata molto bene, quindi l'avete guardata molto volentieri e spero appunto vi faccia piacere l'argomento. Allora, questi prodotti che vi faccio vedere mi sono stati inviati dalla Perles & Co. in modo gratuito. La Perles & Co. non ho una collaborazione con Perles & Co. nel senso che non ho un contratto con questa azienda, però diciamo che a loro hanno apprezzato i miei video, hanno apprezzato il mio modo di comunicare e questo mi fa davvero molto molto piacere, quindi diciamo che ogni tanto sceglierò dal loro catalogo dei prodotti. In questo caso li ho scelti appunto io e sceglierò dei prodotti da testare, e ne parlerò appunto poi a voi. Allora, loro però non mi hanno assolutamente obbligata a fare dei video, ovviamente sono certa che a loro faccia piacere che io faccia questi video, se li faccio, io ovviamente se scelgo le cose è perché mi piacciono, quindi non scelgo delle cose che non mi piacciono, però poi questo non significa che siano buone. Quindi io comunque sarò, come sempre, molto sincera nei vostri confronti. Allora, io sono andata a scegliere questa linea, diciamo, ho preso queste, si chiama porcellana à modeler, è in francese, è della Wipam, ed è la porcellana fredda. Allora, porcellana fredda o pasta di mais. Allora, nel loro sito loro hanno tanti, non ci sono tantissimi colori, devo essere sincera, ci sono i colori neutri, per esempio questo qui è incolore, ed è, adesso ve lo faccio comunque vedere bene da vicino, ed è questo, che è un neutro, diciamo, un colore neutro, e poi io ho preso questo che è il sablé, che è più che altro un color carne, è molto bello appunto per fare le varie bamboline, a chi piace questo stile. È un colore quindi già buono per iniziare a creare la pelle, quindi comunque invece di stare lì a colorarsela, diciamo è un colore molto, molto buono per chi vuole fare questo tipo di lavoro. Allora, cosa dire di questa pasta? Allora, innanzitutto vi faccio vedere la consistenza. Allora, questa pasta è secca all'aria, quindi a differenza delle paste polimeriche che io utilizzo tantissimo, la bellezza di questa pasta è che non va assolutamente fatta cuocere in forno, quindi lei, una volta che voi avete fatto la vostra creazione, la lasciate asciugare all'aria, magari messa su un pezzettino di carta, magari da forno, perché comunque io ho notato che appunto stando su un pezzettino di carta da forno evita appunto di lasciare dell'umido e quindi diciamo si asciuga meglio e non si appiccica. Quindi questa pasta non cuoce in forno, ma asciuga all'aria. Allora, andiamola a vedere, ed è per questo quindi vi stavo dicendo che è messa in questa confezione molto ben sigillata. Come vedete è messa all'interno di questa carta, io comunque già l'ho utilizzata, perché è da tanto che ce l'ho, cioè da un po' che ce l'ho, quindi l'ho trovata. Quindi la troverete in questa carta ben ben chiusa, e poi li andate a prelevare una parte, quella che vi serve, e poi la dovete assolutamente richiudere molto molto bene, perché se rimane aperta si secca completamente, quindi va avvolta benissimo all'interno della sua carta e riposizionata all'interno della scatolina, che è davvero comoda perché appunto non prende aria. Oltre a essere già protetta dalla pellicola, la chiudiamo in questa scatolina ed è veramente comoda, quindi non diciamo si rovina. Allora, la consistenza di questa pasta. Allora, è una pasta veramente veramente morbida, molto morbida, e una pasta a grana molto fine. Quindi è una pasta con la quale possiamo creare delle cose anche molto molto piccole. Perché? Perché comunque ha una consistenza davvero molto bella, cioè non ha una consistenza granulosa come magari il DAS o delle paste appunto un po' più grezze. È comunque una pasta che si differenzia moltissimo dal Fimo.
il fimo appare un pochino più compatto, un pochino, sembra quasi anche un pochino più professionale da un certo punto di vista. Questa è una pasta un po' più grezza, però non così grezza come alcune paste, appunto come il Das, che comunque rimane molto granuloso. Quindi con questo ci si possono fare delle creazioni davvero molto molto fini e davvero molto molto belle. Allora, quindi non vi faccio vedere anche la bianca perché comunque ha la stessa, diciamo, pastosità. Quindi è molto morbida. Essendo molto morbida, io vi sto, diciamo, paragonando un attimino il fimo o comunque le paste polimeriche perché. E non vi parlo solo di questa perché secondo me va fatta proprio diciamo, un paragone. Perché come pasta questa è veramente eccezionale, soprattutto perché asciuga l'aria. E vi dico che io questa pasta, dopo vi faccio vedere che cosa ho creato, vi dico che me la sono portata in ospedale, riferendomi al video precedente per chi lo ha visto. E ho creato lì. Essendo una pasta che asciuga l'aria, ovviamente non avevo bisogno del fornetto, me le mettevo accanto nel mio comodino e loro si asciugavano tranquillamente. Quindi, diciamo, è comoda per questo, in questo senso. Però, a differenza, come stavo dicendo, delle paste polimeriche, con questo tipo di pasta, per chi ama creare le cane, quindi con le paste polimeriche, sa che occorrono delle paste molto molto dure per non deformare una volta creata la cane e diciamo per diminuirla non si deformano. Invece in questo caso la cane non si può creare perché la pasta, come vedete, è talmente morbida che il disegno comunque risulterebbe davvero, si deformerebbe in pochissimo. Quindi consiglio di utilizzare questa pasta per creare appunto tutte quelle creazioni, appunto, non so, le bamboline, degli animaletti, delle composizioni magari di fiori, perché vengono veramente molto molto bene. Ok, e adesso poi vi faccio vedere quello che ho creato con questa pasta. Quindi volevo parlarvi appunto della pasta in se stessa, che è molto comoda. Allora, io adesso vi faccio vedere anche un libro molto bello, sempre appunto che ho preso da Perle & Co. E in questo libro c'è la ricetta per creare in casa questa pasta. Allora, per creare questa pasta ci vogliono, non ci vogliono tantissimi ingredienti e sono tutti ingredienti che possiamo tranquillamente trovare al supermercato. Quindi sono ingredienti con la quale noi possiamo crearci questa pasta in casa, anche magari in proporzioni molto grandi. Il costo di questa pasta ve la metto sotto nell'info box, perché adesso non lo ricordo esattamente, però diciamo che la cosa buona dell'averla pronta è perché comunque allora c'è chi non ha dimestichezza nel prepararla, c'è chi appunto non ha voglia di prepararla, vuole subito passare alla creazione. Insomma, si può sopperire con questa pasta, con questo panetto già pronto, che peraltro è veramente fatto molto bene, cioè quindi le dosi sono perfette. Chi invece volesse cimentarsi nel creare, diciamo, la pasta fatta da soli, si può trovare tranquillamente la ricetta. Vi dico la verità, nel web ce ne sono veramente tantissime di ricette per creare la pasta porcellana, quindi la pasta fredda, la porcellana fredda perché si chiama porcellana fredda o pasta di mais. Allora, in questo caso, allora, questo libro si chiama, è molto carino, Health, Fizz et Lutin, io non so molto bene il francese, and Porcelain Freud, la porcellana fredda. Allora, questo libro ha veramente tantissimi tutorial per realizzare queste simpaticissime bamboline, questo in particolare. È veramente veramente grazioso, ci sono tanti esempi, tantissime creazioni, io lo trovo davvero molto molto bello, anche molto dettagliato, cioè spiega veramente molto molto bene come creare passo passo le varie, diciamo, le varie creazioni, vedete che comunque è molto ben dettagliato. Quindi comunque per creare i vari passi delle bamboline, insomma, è molto molto bello. Io l'ho trovato veramente carino. Diciamo che eccomi qua. Diciamo che creare le bamboline non è la mia passione principale, però devo dire che comunque danno molti molti spunti per realizzare tante, diciamo, tante creazioni diverse. E questa, come vi dicevo, è la ricetta per creare la pasta porcellana.
ecco qua. Quindi dipende un pochino da voi, dalle vostre esigenze. Io ho iniziato a realizzare questo qui, che è davvero carinissimo, per fare magari delle bomboniere, per fare comunque dei piccoli regalini. È davvero molto bello, molto carino. Però non l'ho realizzato completamente perché mi sono dovuta fermare. Comunque adesso ve lo faccio vedere. E l'avevo messo anche nell'anteprima. E poi ci sono, sempre della Wipam, ci sono questi concentrati di colore. Allora, io ho preso i tre, diciamo, colori classici, diciamo il blu, il rosso e il giallo. Allora, vi faccio vedere da vicino. Allora, sono dei pigmenti concentrati, dei coloranti concentrati in goccine. Quindi, come vedete, sono fatti così. Non so se si vede bene, ecco, e da qui escono proprio delle goccine, delle piccole gocce, perché è davvero un colore molto molto concentrato, in modo che non va assolutamente a impastare troppo la pasta, cioè non va diciamo a dare troppa morbidezza alla pasta, però appunto colora molto molto bene. Io per esempio ho realizzato delle cosine tutte rosse, adesso vi faccio vedere. Quindi ho colorato la pasta bianca, la pasta neutra l'ho colorata con questo rosso e me ne sono bastate davvero pochissime gocce, credo un paio di gocce per un bel panettino, diciamo una buona quantità di pasta, e mi ha colorato molto molto bene la pasta diciamo bianca rispetto a degli acrilici normali. Quindi la differenza è proprio nel fatto che, essendo concentrato come colore, ha una resa migliore. Ovviamente potete fare delle prove anche con quello che avete a casa. Da un certo punto di vista amo già il colore, cioè già amo già trovare il panetto colorato, quindi diciamo che non amo molto neanche con il fimo stare a colorare le paste. Però in effetti se uno prende il neutro davvero può creare tutti i colori che vuole. Io sinceramente ho preso proprio i tre colori primari, in modo da poter mischiare, creare i marroni, creare i verdi, creare tutti i colori che appunto ci possono servire per le nostre paste. E vi consiglio, se amate fare appunto gli elfi, comunque le piccole bamboline, di prendere il color carne, perché questo è un pochino più difficile da creare, proprio da dosare, quindi io vi consiglio di prenderlo già pronto. Ok, vi faccio vedere che cosa ho realizzato con questa pasta. Però sposto la telecamera perché così non riesco a farveli vedere molto bene. Allora, vi faccio vedere che cosa ho realizzato. Allora, ho iniziato a realizzare questo elfettino qui, questo elfo. Allora, che qui lo vedete veramente bello, ma io ho appena iniziato, quindi avevo fatto la testolina, le braccine e ancora non avevo creato neanche le gambine, le gambe. Quindi diciamo che ho iniziato in questo modo. Allora, quindi ho iniziato a fare la testolina che ho, eccola là, che avevo messo con uno stecchino, quindi poggiata, ancora non le ho incollate, però appunto avevo iniziato a sagomare un po' il visino, quindi avevo fatto diciamo il nasino, poi essendo che si è asciugata comunque non ho potuto creare il resto, diciamo che avevo cercato di fare una prima prova, poi non avevo avuto il tempo appunto di completarla, quindi diciamo che avevo creato appunto un foro sotto per attaccarlo. Questo è il corpicino. Comunque loro vi fanno proprio vedere passo passo tutta la forma che dovete dare, quindi proprio tutti i vari incavi, quindi è molto bello perché è abbastanza completo. Certo, ci vuole molta pazienza per realizzarlo. Come vedete queste braccine si muovono perché anche qui ho diciamo messo uno stecchettino per unire il braccino, quindi ho creato la parte diciamo del forellino. Come vedete, allora, come vedete non ho modellato molto molto molto, quindi vedete che è grezza la pasta, però se voi lavorate bene la pasta, vedete che è molto liscia, quindi si può veramente definire molto il lavoro, quindi la possibilità di farlo fine, di farlo bello c'è, bisogna lavorarlo come tutte le cose. Comunque ecco, questo qui era l'inizio diciamo, quindi non è difficile da realizzare, ci vuole un po' di pazienza, però è davvero carino perché si possono fare delle piccole bomboniere davvero molto molto carine. Poi io avevo realizzato queste roselline,
Allora, ho realizzato le roselline una per uno e poi le ho colorate con dei pennarelli praticamente. Avevo dei pennarelli con me e le ho colorate. Ho realizzato proprio tutto dal fiorellino, quindi dalla rosellina, il gambo, quindi è stato colorato, e poi li ho uniti tutti insieme e ho creato questo piccolo vasettino. Se vi fa piacere avere, diciamo, il tutorial di questa creazione, scrivetemelo sotto al video. E questo vi dico che era tutto bianco, quindi sono partita proprio dalla pasta bianca e poi l'ho colorata con dei pennarelli. Quindi un'altra alternativa è colorarla con i pennarelli. Invece, quelle che vi sto per far vedere sono tutte fatte, realizzate con sempre la pasta bianca che ho colorato precedentemente. Quindi se con questo sono partita dalla pasta bianca e l'ho colorata poi con dei pennarelli, quindi al momento, diciamo, finita la creazione, queste le ho realizzate prima. Cioè, ho colorato prima la pasta con questo pigmento rosso, quindi con poche goccine, diciamo, col pigmento rosso, ho realizzato queste creazioni. Allora, questo cuoricino, quindi vedete quanto è proprio liscio, è proprio bello. Ho realizzato tutte queste cose che state vedendo, le ho realizzate con degli stampini, quindi non le ho fatte a mano. Questo è un piattino che sarebbe molto più carino, diciamo, sarebbe molto più carino bianco, perché in effetti renderebbe di più l'effetto porcellana, perché questo è proprio effetto porcellana ed è veramente veramente carino. Ho realizzato delle rose. E anche queste, guardate quanto sono fini, nel senso che hanno proprio una grana veramente sottile. Sono, guardate le mie unghie che sono bruttissime. La grana è veramente veramente fine. Ed infine ho creato questi fiocchettini, magari per fare ho creato questi fiocchettini. Ok, queste sono le creazioni che ho realizzato. Ho realizzato anche questa chiavetta. E poi con la pasta bianca, quindi questa non l'avevo proprio colorata, ho realizzato questa rosa. Queste sono le creazioni che ho realizzato. Allora, spero che vi sia piaciuto, diciamo, spero che questo argomento vi sia interessato. Se avete qualche domanda, se dovessi avere magari ho messo qualche particolare, se avete qualche domanda scrivetemela sotto al video. Io appunto mi ci sono trovata parecchio bene con questa pasta e penso comunque di continuare a prenderla per fare delle realizzazioni un pochino diverse da quelle che faccio con il fimo. Se vi fa piacere, come vi dicevo prima, e volete il tutorial di questa creazione, fatemelo sapere sotto questo video. E niente, io vi mando un bacione, al prossimo video, ci vediamo prestissimo, ve lo prometto. Un bacione a tutti dalla vostra Mia. Ciao ragazzi!